Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente di un confronto mettendo appunto in raffronto Apple, Atari e Commodore nelle loro relative storie aziendali. Attenzione gente, che io di Apple contro Commodore e di Commodore contro Atari ne ho già parlato, il link dei due podcast li trovate in descrizione. Questo breve podcast invece metteremo a confronto diretto le date critiche e gli eventi che segnarono la storia di Apple, Atari e Commodore. L'azienda più vecchia, ossia quella che fu fondata per prima, fu la Commodore. La società fu fondata da Jack Tramiel nel 1956. La ditta si occupava di macchine da scrivere, aveva sede in Canada. Nel 1969, a causa dell'apertura del mercato USA alle macchine da scrivere giapponesi low cost, la Commodore di Tramiel ebbe a convertirsi in un'azienda produttrice di calcolatrici tascabili. Ci ho fatto un podcast sopra, se vorrete potete espandere il tema del podcast sulle calcolatrici Commodore tascabili, il link lo trovate in descrizione di questo file. Nel 1976, a causa di esose politiche commerciali di Texas Instruments ai danni della Commodore, Tramiel si comprò la MOS Technology, una piccola azienda che produceva chip per calcolatrici, e mutò il business della Commodore inventando gli home computer. Poi la Commodore si espanse nel segmento business computing ed elettronica di consumo. Purtroppo l'azienda Commodore ebbe a fallire nel 1994 a causa della sua incapacità cronica a produrre prodotti di successo e per la sua scarsa qualità hardware dei suoi prodotti, e per colpa anche delle basse spese di ricerca e sviluppo per Commodore, che non ebbe mai a potenziare la propria piattaforma hardware, oltre a subire la Commodore la grande concorrenza di mercato. La seconda azienda più vecchia ad essere fondata fu l'Atari. Il padre fondatore di Atari furono due soci, Nolan Bushnell e Ted Dabney, che nel 1976 fondarono l'Atari. Il business della società era la produzione di giochi elettronici, coin app per sale giochi e console di gioco per la casa. Il grandissimo successo di Atari fu rapido anche grazie alle vendite della console Atari 2006. Atari fu comprata da Time Warner nel 1976. Durante questo periodo l'Atari espanse il suo business: console di gioco, macchine coin app per il gioco, home computer. Tuttavia, ecco, i risultati economici dell'Atari non furono buoni a causa anche della concorrenza di altre console di gioco, quanto per il dilagare commerciale di Apple e Commodore che mutarono i consumi degli utenti. Time Warner nel 1984 ebbe a smembrare Atari. Il grosso della divisione console di Atari fu venduta alla giapponese Namco, la quale con Atari Games continuò a sfornare console. Atari Corporation con il ramo computer ed una piccola parte della divisione console fu acquistata da Jack Tramiel. Atari poi, con Tramiel, diede l'assalto alla quota di mercato di Apple Macintosh con la linea di computer Atari ST con il GEM DOS. Apple però trascinò di peso Atari Computer in tribunale per plagio di sistema operativo. Apple vinse la causa nel look and feel del sistema operativo. Il tribunale costrinse Atari Computer a star fuori dal mercato del computer. Atari Corporation a guida Jack Tramiel si estinse nel 1996 fondendosi con una ditta di hard disk. Atari Games di Namco fu venduta alla Hasbro nel 1998, ma la ditta dei giocattoli non riuscì a rivalutare il marchio e la ebbe a vendere a una ditta giapponese nel 2001. Oggi Atari Games è tuttora presente come produttore marginale di piccole retro console. Apple Computer fu fondata in un garage da tre soci, Steve Wozniak, Steve Jobs, Ronald Wayne, nel 1976. Ci ho fatto un podcast sulla storia della Apple e anche sulla sua crisi. Se volete potete espandere il tema in descrizione, il link lo trovate appunto per un podcast dedicato. La linea Apple II sostenne la prepotente nascita di Apple, che quotandosi in borsa ebbe a classare azioni anche alla Xerox. Jobs visitò il centro di ricerca
Xerox e ne estrasse l'idea di Lisa, che poi divenne Macintosh. Nel 1994 la linea Apple II fu chiusa perché era obsoleta ed Apple IIgs non era stato capace di contenere il dilagare di Amiga. Macintosh era tecnologicamente indietro rispetto alla piattaforma Amiga di Commodore. L'amministratore Scully fu rimosso da Splinter perché la quota di mercato e di margini di vendita di Apple si riducevano. La saturazione di mercato e la vendita di diritti dell'uso del system a Microsoft per poter avere Office anche per Mac nel 1995 misero in seria difficoltà Apple. Windows 95, 98 e via dicendo, poi Windows 2000, XP e quant'altro ridussero sensibilmente la distanza del Mac OS dei sistemi operativi Microsoft dal Mac OS. PowerPC, per quanto potenti, del consorzio Apple, IBM e Motorola, che provenivano dal progetto ARM, Acorn, Archimedes, non riuscirono però ad arginare la grande offerta di CPU CISC di AMD ed Intel. Quindi nel 1997 Apple era sull'orlo del fallimento a causa di prodotti scarsamente innovativi che non giustificavano l'alto prezzo di mercato. Inoltre il macOS non fu mai potenziato nel tempo da Scully e da Spindler ed il macOS non era capace di gestire il multiprocessing. Tornò Steve Jobs alla guida dell'Apple, introdusse un filotto incredibile di hardware e software innovativi che furono un grandissimo successo commerciale. iMac ed iBook salvarono le sorti di Apple dal fallimento. Poi iPad, iTunes, macOS X, la sostituzione del CPU RISC con Intel ed infine lo sbarco nel mercato della telefonia con iPhone, con la linea iPhone, che decretò appunto un enorme successo di Apple. Apple oggi è una enorme multinazionale con un bilancio più grande di molti stati nazionali. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.